Buongiorno Alessandro Varotari detto Il Padovanino. La scena dipinta rappresenta le nozze di Canade, datata 1622. Si tratta di un olio su tela di notevoli dimensioni, che misura infatti 9,40 m di lunghezza per 3,35 m circa di altezza. L'ubicazione originaria era il refettorio di San Giovanni di Verdara di Padova fino al 1783, da dove passò alla Scuola Grande della Carità e poi alle Gallerie dell'Accademia fino al 1948. Dalle Gallerie dell'Accademia fu spostato nella Scuola Grande di San Marco, dove tuttora si trova. Una tela che descrive un'atmosfera di festeggiamenti, un viavai di servitù. Con piatti e vassoi sorretti in bella vista, cesti ricolmi di frutta, una bella tavola imbandita, occupata tutta attorno da commensali in conversazione rilassata mentre stanno pranzando. Poi i musici con i loro strumenti, il tutto in una cornice ariosa e pulita, e sullo sfondo un omaggio al Palladio, l'architettura della villa che si vede nello sfondo ricordo un po' villa chiericati di grumolo delle abbadesse a vicenza che fu ultimata nel 1584 e che poi dista circa 25-30 km da san giovanni di verdare il luogo dell'ubicazione originaria della tela se non sapessimo qual è il titolo dell'opera credo che comunque non avremmo troppa difficoltà ad identificarla come una ricorrenza di una certa rilevanza o ad un festeggiamento di un importante evento di una ricca famiglia nel proprio giardino, per l'appunto un matrimonio. Presenti amici e familiari, la cui abitazione altro non potrebbe essere se non quella che si vede sullo sfondo. In effetti, non ci sbaglieremmo di molto. Salvo che la festa di nozze rappresentata in questo caso di sicuro non fu un festeggiamento comune. Infatti, l'invitato nell'angolo di sinistra del tavolone fu un ospite d'eccezione e a guardar bene si può osservare attorno alla sua testa una specie di diafana luminescenza circolare non troppo evidente, ma che ne traduce inequivocabilmente l'identità. L'ospite d'onore, infatti, Gesù, colui il quale proprio da quel tavolo pronunciò rivolgendosi ai servitori le parole che preannunciavano il suo primo intervento miracoloso, ovvero citando il Vangelo di Giovanni nel capitolo secondo, versetti 7 e 8. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare e li riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingetene e portatene al maestro di tavola. Ed essi glielo portarono. Le nozze di Cana in Galilea descrivono perciò un evento prodigioso, e cioè il primo miracolo di Gesù, che trasformò l'acqua in vino, cementando così ulteriormente il sodalizio con i suoi discepoli, come Giovanni scrisse nel versetto numero 11. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. L'antefatto dell'episodio è l'invito rivolto a Gesù per il festeggiamento di un matrimonio importante in una casa a Cana di Galilea, festa alla quale furono invitati anche la madre Maria ed i discepoli che si trattasse di una famiglia importante lo si, lo si desume anche dalla presenza del maestro di tavola citato da Giovanni nel versetto 8, persona a servizio che presupponeva una solidità economica non indifferente. Cristo in questa occasione manifestò la capacità di operare una trasformazione impossibile per chiunque, inconcepibile, inimmaginabile, una specie di conferma della sua essenza divina che Giovanni nel suo Vangelo fa iniziare con il seguente capoverso che ci fornisce una scadenza temporale che ci fa riflettere. Al terzo giorno ci furono le nozze di Cana di Galilea. Questo suo primo miracolo infatti può anche essere interpretato come una prefigurazione della sua fine. In parole povere, analizzando attentamente queste parole, potremmo fare un parallelo abbinando questo terzo giorno citato al giorno in cui Gesù risuscitò da morte, il terzo per l'appunto, un collegamento con il futuro prossimo. Ma a riguardo non solo questa osservazione si può fare, infatti, proseguendo nella lettura del Vangelo di Giovanni, possiamo leggere delle altre parole pronunciate da Gesù che ci aiutano. A rendere più chiara questa similitudine. E precisamente nel versetto 19: Distruggete questo tempio e io in tre giorni lo riedificherò. In questo caso. A maggior ragione non possiamo ritenere fantasiosa l'interpretazione metaforica del verbo distruggete nel senso di distruzione, morte del suo corpo e dell'affermazione io riedificherò nel significato di riedificazione e risurrezione dopo il terzo giorno. Anche perché è il versetto 21, siamo sempre nel Vangelo di Giovanni, che subito ce lo ricorda esplicitamente e che cita... Ma egli parlava del tempio del suo corpo. In estrema sintesi, la morte, lo scorrere del tempo fino al terzo giorno e la resurrezione. Dando per buono una lettura di questo tipo, del tutto plausibile, ci troviamo di fronte ad un messaggio quello di Giovanni, che tramite il racconto di un festeggiamento, di un evento di amore, lieto ed allegro, ci parla subliminalmente di un altro atto di amore, di imperitura portata nei confronti di tutta l'umanità. Un atto che non coinvolge due sole persone, gli sposi, bensì tutto il genere umano, attraverso il sacrificio di Cristo. Il primo destinato a perpetuarsi nel tempo attraverso la progenie, la nascita dei figli. Il secondo atto di amore destinato alla rinascita, passando per il calvario e la morte mediante crocifissione del corpo del Figlio di Dio. Il veicolo, o come diremo oggi, lo strumento per eccellenza che per rappresentare questi messaggi è sempre stata la pittura, che in fin dei conti. Fu da sempre il metodo più semplice per parlare alla gente, per raccontare, per comunicare, soprattutto a chi non aveva i mezzi e gli strumenti per poter leggere. In pieno periodo controriformistico, questo strumento divenne sempre più basilare. Tant'è che nel 1563, il 4 dicembre mi pare più precisamente, alla chiusura del Concilio di Trento, che era durato per 18 anni lungo un percorso di svariate sessioni, la Chiesa riformata si era data delle regole molto stringenti, regole che non riguardavano solamente la Chiesa e i suoi sacerdoti, messi anche la vita privata dei cittadini. Una particolare attenzione venne focalizzata sulla produzione artistica sotto tutte le sue forme e con una particolare attenzione alla produzione sacra. Vale la pena a tal proposito ricordare l'index librorum L'indice dei libri proibiti, un libro dal titolo alquanto eloquente, ovvero un elenco che raccoglieva tutte le opere stampate, i titoli di tutte le opere stampate che non erano in sintonia con la Chiesa e che pertanto erano da ritenere eretiche. La prima pubblicazione risale al 1559 per volere di Papa Paolo IV al secolo Gian Pietro Carafa. Questo inventario, giusto per fare le cose per breve, per bene, veniva periodicamente aggiornato. Il tema delle cene, come le nozze di Cana oppure l'ultima cena, affrontano quindi un argomento spiritualmente molto importante, che a volte fu rappresentato con una veste molto colorata e mondana, non proprio sulla stessa lunghezza d'onda romana. Un esempio che abbiamo qui in casa appartenente al pieno Cinquecento, è rappresentata dalla Cena in Casa di Levi del Veronese, opera del 1573, affatto gradita a Sant'Uffizio, quando in origine era stata dipinta dal Cagliari come Ultima Cena per il refettorio dei padri domenicani di San Giovanni e Paolo, che ne erano stati committenti. Infatti alcuni personaggi raffigurati furono considerati una presenza che offendeva la Chiesa cattolica ed anche alcune situazioni sceniche non si sposavano affatto con lo spirito non troppo elastico, per usare un eufemismo, del suddetto Sant'Uffizio. Credo che sia stata una fortuna per il Veronese avere avuto, anche, avere avuto a che fare con dei giudici che operavano all'interno di una società come quella della Serenissima, che in un certo qual modo riusciva a mitigare lo zelo inquisitorio di Roma. Infatti, la cosa si risolse non cambiando le immagini, bensì il solo titolo, trasformando così il significato stesso dell'argomento e facendo in questo modo cadere i presupposti per condannarlo. Infatti, da ultima cena il titolo divenne Cena in casa di Levi. Questo episodio dei Vangeli ha esercitato nel corso del tempo un indiscusso affascino. Negli ambienti artistici. Gli episodi evangelici sono stati espressi nei modi più diversi, dipendentemente dalla sensibilità dell'artista ed ovviamente del periodo storico. Le interpretazioni a volte sono state molto meditate, nel senso più rigoroso del termine, altre volte trattate un poco fuori dagli schemi, in modo piuttosto libero. In taluni casi. Trattate iconografic iconograficamente come un allegro banchetto, tutto colori e musica, l'insegna del divertimento e dello svago. E non v'è dubbio che se alleggerite dalla loro veste di solennità religiosa, queste opere possano risultare di sicuro più gradite al pubblico, già dal primo impatto visivo. Al di là di tutte queste considerazioni, l'episodio evangelico descritto non perde assolutamente il senso del suo messaggio e comunque sia la lettura spirituale e religiosa di questi dipinti rimane invariata nonostante il loro vestito possa aver avuto qualche volta un sarto che amava non poco il taglio mondano. Bene, questo è il primo video sul dipinto, al quale ne seguirà un secondo ed ultimo, più specifico sull'opera. Un saluto a tutti, un grazie e alla prossima.